sono pazzito, sto guardando se mi sono spuntate le corna. Perché ieri, e l'ho pubblicato anche sulle mie storie Instagram, una signora mi ha scritto sotto a un link di un mio video ripostato su Facebook in cui si lamentava del fatto che il marito in sostanza è sempre fuori in bicicletta. Quando vanno in ferie o in vacanza, il marito porta sempre la bicicletta e sta fuori ore intere e quando ritorna dal suo allenamento, ovviamente è esausto e non ha più la forza di fare niente con la signora, nemmeno uscire, eccetera. E mi raccontava che questa situazione la sta esasperando e che molti suoi amici, molte sue coppie di amici sono nelle stesse condizioni, tant'è che hanno tutte divorziato. E anche la stessa signora mi diceva che anche lei sta pensando di divorziare perché la situazione è davvero insostenibile. Bene ragazzi, questo è quello che succede in molte coppie in cui uno solo dei due coniugi è ciclista e il più delle volte il ciclista è sempre il maschio. E il marito, scusate, sembra, maschio sembrava una sorta di documentario stile Super Quark sull'accoppiamento dei ciclisti. Succede perché fare sport, in particolare la bicicletta, libera molte endorfine. È come una droga e tutte queste endorfine che la bicicletta e lo sport libera possono creare dipendenze. E la dipendenza è molto difficile da gestire. Si mette davanti a tutto la bicicletta, si mette la bicicletta davanti alla famiglia, davanti al lavoro e diventa un vero e proprio problema. Ci sono persone che pensano addirittura di abbandonare il lavoro per stare di più in bicicletta, non so bene poi come facciano a campare. Ci sono persone che pensano di trascurare la famiglia e poi magari un giorno si ritrovano soli. Purtroppo questo è un male della bicicletta, è forse il lato oscuro della bicicletta e non ci si rende conto che una nostra passione rischia di rovinare la vita delle persone che abbiamo accanto. È una vera e propria dipendenza, così come ci sono persone che sono dipendenti dal gioco e mandano in bancarotta la famiglia, persone che sono dipendenti da alcuni tipi di stupefacenti e rovinano le vite anche dei propri familiari, anche la bicicletta, se non si riesce a gestire, diventa una vera e propria droga. Quindi, il consiglio che vi do a tutti è cercate, nei limiti del possibile, di andare in bicicletta senza però fare del male alle persone che avete accanto. Ok? Io questa è una campagna che ho sempre cercato di fare. Conosco molte persone che obbligano la propria moglie, i propri figli a seguirli in bicicletta. Quando vanno in vacanza portano la bicicletta, costringono la famiglia a fare la vacanza nei luoghi storici del ciclismo come Appennino, Alpi e quant'altro. Ovviamente questa situazione per qualche anno è gestibile per tutta la famiglia. Poi, ahimè, succede, dato che non è un lavoro andare in bicicletta, dato che non è tollerato in casa andare in bicicletta per sfogo tutti i giorni, sempre, sabato e domenica, anche in ferie, prima o poi capita che i rapporti anche tra marito e moglie, tra conviventi, possono rovinarsi. Quindi o si lavora sulla bicicletta, allora nessuno può dire niente, se diventa un lavoro, come tutti i lavori, è nobile e quindi va tutelato e rispettato. Ma se è un hobby, cerchiamo sempre di non trascurare i nostri affetti, che davvero sono indispensabili nella vita di ognuno di noi. Va bene andare in bicicletta, ma non dobbiamo trascurare mai i nostri affetti e i nostri valori. Questo lo dico sempre e lo dico cadenzialmente di anno in anno perché di anno in anno leggo e mi scrivono molte signore, molti ragazzi in cui dicono che la bicicletta sta diventando un'ossessione, una droga, un'ansia. Quindi la bicicletta deve essere un qualcosa di bello nella nostra vita che ci regala emozioni belle. Dal momento in cui la bicicletta diventa un qualcosa che ci provoca del dolore, anche sentimentale, dobbiamo un pochino lasciarla da parte, tanto come dico sempre, noi il Tour de France non lo vinceremo mai, quindi meglio un giro in meno in bicicletta che ritrovarsi ad essere cornuti. Ok ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, sembra quasi la posta del cuore dei ciclisti, però è così, capita, succede e succede molto più frequentemente di quanto possiate pensare. Ok raga, fatemi davvero sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!